1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pollice. Sì, ti spiego, esatto. Quindi da quando fai la ripresa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, chiudi col quarto in quarta fila. Quindi stiamo parlando di due ottave, eh? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do supplementare, bravissimo. Questa è una delle varie diteggiature più indicate, eh? Non è la sola, ma è una di quelle più funzionali. Quindi, questa scala, come ti dicevo, questa posizione è molto naturale perché che succede? È molto semplice anche da abbordare perché nel momento in cui noi andremo dal terzo al quarto dito ce l'avremo più vicino. Ok, quindi dicevi che tu chiudevi col terzo e col quarto, però questa diteggiatura ovviamente, ecco, ti sto facendo la ripresa, non dà stabilità perché tu devi pensare anche in velocità a quello che avviene. Ottimo. Quindi guarda quando torniamo indietro che cosa succede. Da questo do in quarta fila faremo 4, 3, 2, 1. 4 in quarta fila, terzo in terza fila, 2, quarta fila, 1, seconda fila. Quindi do, si, la, sol. Adesso do, si, la, sol. Il fa, adesso ti occorre il fa con il quarto dito in terza fila. Quello zigrinato, quindi 4, 3, 2, 1, 4. Bravo, perfetto. Bravo, dopo questo qua. Sì, un attimo. Poi dopo col quarto dito mettiamo il terzo sul mi. Do si la so fa mi. Do si la so fa mi. Do si la so fa mi re. Aggiungi re con il 2. Allora, rivediamo. 4, 3, 2, 1, giri col 4, 3, 2, 1 in prima fila, poi vai con il si, terzo dito, in terza fila, la supplementare, sol, pollice, 4, mi col 3, esatto, quindi 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, supplementare, si, la, sol, fa. Mi col terzo, re col 2 e uno sul do. Quindi guarda bene. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, so, fa, mi, re, do, si, la, so, fa, mi, re, do. Ad esempio sul la manterrò la stessa posizione sul mi bemolle ugualmente, quindi iniziando da la. Vado sul mi bemolle. Adesso voglio darti due o tre consigli tecnici importanti di cose da non fare quando piazzi la diteggiatura. Allora, tu hai presente il gesto quando si parla di monete, di soldi, quando uno fa così questo gesto? Allora, questo gesto qui in cui noi il pollice ce l'abbiamo più avanti rispetto all'indice, sulla fisarmonica a bottoni bisognerebbe evitare di piazzarla a livello di diteggiatura. Cioè, nel senso, se io ho un mi e devo andare su un fa, non farò mai questo gioco. Neanche tra mi e re, guarda. Ecco, diciamo che questo gioco è da evitare, pollice davanti. Esatto, bravissimo. Quindi la prima cosa da evitare è questa qui, il gesto questo qui, perché questo qua ti va a compromettere poi tutti i passaggi, tutte le situazioni. Altra posizione da evitare è quando il secondo dito accavalla il terzo, cioè se questo terzo si trova su una nota mi, il secondo dito per natura non può mai accavallare e andare qui, cioè anche se la nota ti sembra più o meno vicina, ma questo accavallamento qui che si crea, vedi, questo accavallamento che si crea non è naturale. Quindi praticamente cosa succede? Dal do per andare a re, ecco, se io facessi così, anche se molti piazzano la diteggiatura libera, quindi la prima regoletta è questa qui, la seconda è evitare l'accavallamento in questa maniera. Tu devi pensare che quando uno scrive la diteggiatura, quando uno decide di posizionare una diteggiatura, deve fare sempre l'esercizio prima lentamente per vedere se tutto funziona,
fino a portarlo a velocità reale, perché a volte alcune diteggiature, come ripeto, funzionano posizionando, diciamo, la diteggiatura e suonando in maniera, in modo lento il brano, in maniera lentamente, ma non funziona in velocità. Oltre ad essere un discorso funzionale, il discorso di diteggiatura, è anche importante il discorso estetico, perché quando tu suoni, quando performi, è importante che oltre al discorso di funzionalità ci sia anche una diteggiatura estetica funzionalmente, perché che cosa succede? Che se tu vai a utilizzare le dita più robuste e mantieni le dita che non suonano ovviamente sempre disoccupate, sì che può funzionare, ma esteticamente non funziona, quindi noi comunque sì dobbiamo essere bravi a distribuire oltre la diteggiatura funzionale anche un discorso estetico. Io a volte quando studiavo chiedevo quale diteggiatura preferisci, questa o questa, mi mettevo davanti allo specchio proprio per cercare di capire quale fosse la diteggiatura più bella anche esteticamente. È fondamentale questo discorso, perché tu abbraccerai sia il discorso sonoro musicale e anche il discorso estetico. Molti dicono lavora con le dita più robuste per ottenere il risultato. Va benissimo quando abbiamo un brano magari particolarmente impegnativo dal punto di vista tecnico. Ok, lavoriamo con la diteggiatura più robusta, d'accordo? E ci siamo. Però è importante non tenere disoccupate le altre dita, quarto e quinto dito, quindi è importante saper organizzare la diteggiatura sempre in maniera funzionale, estetica e che sia un discorso logico, ecco. Quindi il fatto del dito in questa maniera, il fatto del dito di non accavallare, ugualmente succede sulle altre dita, sono i primi esempi di cose da non fare su una fisarmonica a bottoni, su una diteggiatura. E poi vedremo tutte le altre.